Buon salve, miei giovani Padawan, bentornati sul DLC di Elden Ring. Oggi, come sicuramente avrete letto dal titolo, andremo a vedere un personaggio basato sulla stregoneria Spine Impenetrabili, che è stata aggiunta nel DLC e va a unirsi a tutto quell'insieme di abilità legate alle stregonerie del rovo, quindi quelle che evocano delle spine che inseguono il nemico e lo avvolgono facendogli danno. Ovviamente tutto questo è legato al sanguinamento. Ma detto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo e direi che possiamo iniziare. Bene, eccoci qui. Tecnicamente parlando, oggi prima della build non ho nulla da dirvi, ma per farvi capire quanto questo personaggio sia forte, beccatevi questa clip contro Mesmer No Damage in cui lo ammazzo in così poco che probabilmente ci ho messo più tempo a potenziarmi prima di entrare nella sua arena, piuttosto che il tempo che effettivamente ho impiegato a ucciderlo. Tutta vostra! Eccoci qua. La cosa divertente della clip è che ho evocato l'assassino dei neri coltelli, ma letteralmente parlando è rimasto fermo. Non ha fatto in tempo a far nulla, ha tirato un colpo, ma quando è partita la lama di energia del pugnale ho fatto passare Mesmer dalla prima alla seconda fase, quindi gli è passato attraverso, e appena è cambiata fase l'ho shottato, quindi anche il colpo che ha tirato dopo gli è passato attraverso perché l'ho sconfitto. Comunque questo personaggio è veramente tanta roba. Per partire, prima di andare a vedere la build, vi faccio vedere un attimo la stregoneria, ovvero questa. I rovi impenetrabili, anzi, le spine impenetrabili. Sì, che io avrei chiamato rovi impenetrabili, perché queste sono le stregonerie dei rovi, quindi vabbè, lasciamo perdere. Questa è una delle nuove stregonerie che si trova nel DLC. E qua, dato che oggi siamo andati molto di fretta, c'è da aprire una gigantesca parentesi e anche chiuderla. Lo so che a molti questa logica potrà non piacere, intanto vi faccio vedere la build mentre vi dico questa cosa. Secondo me, la From Software pensa che i propri giocatori che hanno la peculiare, diciamo, propensione a utilizzare tutto quello che è legato al sanguinamento siano effettivamente dei ritardati. Fatemi spiegare questa cosa. Tutto quello che è stato aggiunto nel DLC sembra una copia di quello che già era presente nel gioco base, ovvero una vagonata di oggetti che possono andare avanti schiacciando un singolo tasto e comunque causano un danno assurdo. Io mi sono sentito dire più volte da molti giocatori senza mani perché utilizzo personaggi che castano, quindi l'astrologo, il monaco e così via dicendo, ma qui si rasenta quasi il ridicolo. Non solo questa magia è fortissima, ma anche altri oggetti aggiunti sono tutti legati a si fanno scatti con fendenti o fendenti multipli o si lanciano colpi in successione, tutta roba che causa sanguinamento, di cui tutti i boss del DLC sono deboli, quindi con questo personaggio tirerete dritti letteralmente sempre e comunque, o con qualsiasi altro oggetto che otterrete. Vi faccio un esempio: io in questo momento tra gli oggetti ho le spade, queste qui, quelle che vengono utilizzate all'indietro, con equipaggiato uno scatto che vi fa fare un fendente tipo di aria, per modo di dire, quando lo attivate. Praticamente potete andare online e spammare questa abilità, soprattutto perché la logica di questa tipologia di abilità e equipaggiamenti è legata al sanguinamento, quindi se andate contro altri giocatori o contro boss
che soffrono questa tipologia di potere li aprirete senza troppi problemi. Comunque, quella che state vedendo è la build del mago dei rovi, dell'astrologo del rovo, chiamatelo un po' come ne avete voglia. Comunque, è questa. Non considerate le statistiche perché il personaggio è livello 300, dopo andremo da Rennala e vi farò vedere le statistiche per il personaggio a livello 150, più o meno, perché comunque è un personaggio abbastanza semplice da fare, dato che l'unica cosa che avete di importante è portare effettivamente su Arcano e poi avere tutte le altre tipologie di statistiche per i potenziamenti. Partiamo. Sulla mano principale, che tanto non utilizzerete, abbiamo il bastone che potenzia tutte le stregonerie del rovo. Questo vi serve solo e esclusivamente da tenere in mano per dare il potenziamento. Fine. Poi abbiamo lo stendardo per il potenziamento del danno. Dopo andremo a parlare anche di tutti i potenziamenti che dovete fare, perché in teoria se ne possono mettere altri. Il nuovo bastone dato nel DLC che scala Arcano, questo è veramente tanto forte. Il bastone materno, quello che vi dà, com'è che si chiama? Ymir, tipo il tizio legato alle dita. Come vedete ha uno scaling di A in Arcano e A in Intelligenza. E prima che qualcuno lo dica, sì, in realtà abbiamo adesso... Ah, l'ho tolto, non c'è più. Il bastone degli Albinauri, quello che avevo già portato e utilizzato nella vecchia build dell'astrologo del rovo, che in teoria ha S in Arcano, ma in questo caso per fare questo personaggio noi dovremmo portare la statistica di intelligenza leggermente più alta, e tutto questo verrà coronato dal fatto che una delle due lacrime nel balsamo va a aumentare quella statistica. Quindi una volta arrivati a tutto quello che è il nostro potenziale, questo bastone avrà uno scaling maggiore dell'altro, anche se l'altro scala Arcano e noi abbiamo 80 in Arcano e scala S, quindi è una cosa un po' particolare. Poi abbiamo un sigillo X, in questo caso è quello draconico perché scala su Arcano e quindi vi è semplice da utilizzare per andare a fare tutti i potenziamenti, e un'arma X con seppuku, in maniera da poter attivare prima della battaglia la maschera bianca e l'amuleto del sanguinamento, perché così avremo più potenziale di danno fin da subito. Attivare il sanguinamento con la stregoneria che andremo a vedere oggi è semplice, ma se abbiamo già il potenziamento di danno ancora prima di entrare nella battaglia è meglio. Poi abbiamo l'armatura, come dicevo, la maschera bianca che potenzia il danno quando attiviamo il sanguinamento, la veste che va a potenziare tutto quello che è il concetto di stregonerie del rovo. Questa la trovate, se non mi ricordo male, alla capitale, quindi se non l'avete raccolta e siete in endgame, mi spiace dirvelo, ma ve la siete letteralmente e drasticamente giocata, quindi occhio. Poi due pezzi dell'armatura X, in questo caso abbiamo due parti dell'armatura della solitudine, ma guardate che a livello 150 questi non saranno presenti, per il semplice motivo che dovrete utilizzare un quantitativo di statistiche in tante tipologie di logiche e non avrete abbastanza tempo per utilizzare parti pesanti dell'armatura, quindi vi consiglio di andare a prendere robe molto molto leggere, magari fate qualcosa in tinta che vi vada bene con questo vestiario, potete anche mettere l'intero set legato al potenziamento dell'abilità del rovo, anche se gli altri pezzi, le altre parti del vestiario non danno nessun bonus, però magari sono tutte in tinta, quindi sono carine. Per gli amuleti abbiamo quello che potenzia notevolmente le stregonerie, quello che vi dà più danno quando attivate sanguinamento, e la nuova, diciamo, tipologia di amuleto che va in combo con l'utilizzo dell'incantesimo della pazzia, che già mi dava un potenziamento di danno, che aumenta il vostro danno quando siete sotto l'effetto di frenesia. Questo amuleto, come vedete dalla forma, vi viene dato da quei mostri immortali che si trovano nella nuova zona del DLC. E voi direte, scusa, come fai a prenderlo se sono immortali? È molto semplice, quando vi stanno per colpire gli fate un bel parry nei denti e in quel momento diventano colpibili, gli fate un bel colpo critico da davanti e ciao ciao, e vi viene dato questo oggetto che, se non ricordo male, dà un più 20% ai danni generici, tanto per. E poi abbiamo l'amuleto di Radagon, perché tecnicamente parlando, come vedrete, anzi come avete visto dalla clip, una delle logiche legate alla stregoneria che vedremo oggi è
come posso dire, l'essere spammata. Perché sì, voi potete puntare ad avere un danno assurdo, quindi io potrei togliere questo oggetto, andare a mettere l'amuleto che potenzia tutti i danni se attivate veleno, marcia e scienza, e come terza arma dietro lo stendardo andare a mettere uno dei nuovi oggetti aggiunti, ovvero il profumiere, questo qui, uno dei profumi, quello del veleno, in maniera da poter skillare e autodarmi veleno, anche se non ricordo se mi serve una cenere di guerra o lo fa in automatico, adesso vedremo, e avere ancora più potenziale di danno, e in teoria potreste sostituire anche la maschera bianca durante il potenziamento con il copricapo fungino, che è un oggetto con lo stesso identico effetto di questo amuleto. Quindi avrete doppio potenziamento per il sanguinamento, cambiate l'oggetto, doppio potenziamento per l'attivazione di veleno. Sì, diventa molto lunga la questione, però è tutto legato a farvi one shottare i nemici, come avete notato. E poi nel balsamo abbiamo la lacrima che potenzia il danno magico e quella che vi dà più 10 di intelligenza. Spero di essermi spiegato abbastanza bene, sono andato un po' veloce, ma questa build è molto semplice. È fatta tutta, interamente, per andare a potenziare quell'unica stregoneria. Infatti, come vedete, sulle abilità ci sono tre potenziamenti e la stregoneria. Perché comunque la logica sarà quella di one-shottare il nemico, e se non lo one-shottate, di spammare la stregoneria in maniera da fare più danni possibili con l'attivazione di sanguinamento. Adesso andiamo a vedere il potenziale di questo personaggio. Allora, prima lo guardiamo senza l'attivazione del veleno. Così, primo potenziamento, secondo potenziamento, a parte che potevo bere il balsamo fin da subito, stendardo, frenesia, e abbiamo fatto. Ok, ah no, c'è la seppuku, non ho dimenticato. Guardate, morto. Qualcuno potrebbe dirmi, ma scusa, perché non utilizzi terra magica? Sì, è vero, potrei utilizzare anche terra magica e avere un altro 20% in più di danno, ma come avrete notato dalla clip contro Mesmer, non avete il tempo di farlo. Cioè, i boss di DLC non vi danno la possibilità di fare terra magica. O avete la logica legata al fatto che evocate, oppure scordatevi questa tipologia di potenziamento, che non la potete attivare mai. Però sì, sarebbe un bel più 20% ai danni, magari dopo vediamo anche quella versione. Adesso mettiamo la cosa di profumo del veleno e mettiamo anche questo. Però devo un attimo vedere come si usa. Come faccio a creare? Allora, così faccio l'attacco, così faccio l'altro attacco, però non mi avveleno. Cenere di guerra? Ah, ok, così mi do il veleno. Ok, perfetto. E mi potenzio. Non sapevo assolutamente come si utilizzava. È la prima volta che utilizzo questa tipologia di profumo, perché quella del ghiaccio che ho già utilizzato è diversa, per cui... Allora, torniamo a fare tutti i potenziamenti. Adesso abbiamo ulteriore danno. 1, 2, 3, 4. Oh, ho sbagliato, dovevo prima fare questo. Vabbè, è partito lo stesso. Veleno. Attiviamo questo, riprendiamoci tutto e andiamo. Vediamo un po'. Vabbè, beh, comunque ci vanno sempre due colpi. Ma più che altro perché siamo lontani, perché se mi ci avvicinassi lo sciotto. Il difetto di questa magia, adesso ve la faccio vedere tirandola così senza nulla, è che, come vedrete, lancia tre linee di rovi, ok? Solitamente contro i boss, come avete visto nella clip iniziale contro Mesmer, la cosa forte è lanciargliela da mezzo metro in maniera che tutti e tre i rovi scoppino, anzi si alzino sull'avversario singolo, in maniera da massimizzare i danni. Adesso mettiamo anche terra magica, tanto per andare a esagerare, però ripeto, questa scordatevela, non l'attiverete mai contro i boss, ripeto, a meno che non evochiate. E quindi se tutte e tre le strisce di rovi
colpiscono un bersaglio, gli fanno un danno assurdo. L'unico difetto è che uno possono essere saltate, due possono essere schivate e tre purtroppo, come avete visto, vanno in linea abbastanza retta, quindi non è detto che riusciate a fare proprio proprio tutto. Adesso vediamo di fare tutti i potenziamenti giusti. E mi dimentico di fare sempre... Ah, accidenti. Devo rifarlo. Vedete? La cosa del fare 200 potenziamenti... ogni tanto io stesso mi incarto. Allora. Uno. Perché vanno fatti con un determinato ordine, sennò... vi scadono. Ok, adesso facciamo la frenesia. Dovevo attivare anche il balsamo all'inizio, ma vabbè, fa lo stesso. Seppuku. Attiviamo veleno. Attiviamo il balsamo mentre andiamo in là. Terra magica. Ok, l'ho one-shottato perché l'ho colpito bene. Comunque terra magica, come sempre, da cos'è, 25% più di danni, se non ricordo male, quindi si sente. Direi che come logica è molto 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 grossa, e quindi diciamo che saranno pochi i boss che possono darvi effettivamente problemi all'interno del DLC. E se qualcuno lo sta pensando, sì, ha ragione, ma i boss che non sono deboli al sanguinamento, come li batto? Allora, mettiamola così, il danno della stregoneria con tutti questi potenziamenti rimane illegalmente alto, quindi a livello logico si può comunque one shottare qualsiasi cosa. In più, gli unici boss che sono immuni al sanguinamento del DLC sono l'avatar dell'albero ombra, che è una pianta, ed è talmente tanto bassa come statistiche di difesa che non penso avrete problemi, e l'altro è il cavaliere putrescente, anche lui praticamente ha difese nulle. E comunque considerate che questo personaggio a livello di statistiche in teoria ha 80 in arcano, quindi che vi piaccia oppure no, potete anche utilizzare i soffi dei draghi. E dato che, come ho detto nel video legato al sanguinamento, se i boss non sono deboli al sanguinamento, lo sono al fuoco, diciamo che nel DLC fate uno più uno e utilizzate il soffio del drago di fuoco, o comunque uno dei soffi grossi, e dovreste tirare dritti senza troppi problemi. Adesso andiamo a vedere le statistiche di questa build a livello 150, e vedrete che sono un pochino particolari. Allora, eccoci qua. In questo momento stavo guardando un po' le statistiche, come dovrebbero essere più o meno a livello 150, e non potete proprio avere tutto. Adesso qua siamo al 155 e stavo valutando, perché in teoria vi servirebbe qualche punticino di più in mente, perché teoricamente parlando 15 sono un po' pochi, però in teoria già così la build dovrebbe andare bene, perché avere fede a 33 è per attivare l'incantesimo della frenesia e vi dà troppo potenziale, perché con l'aggiunta dell'amuleto non ci si può fare niente, è troppo grosso. E 21 in intelligenza sono obbligatori, perché purtroppo il bastone nuovo del DLC, quello, il bastone materno, vi serve per forza questo valore. In teoria già così la build dovrebbe andare bene. L'unica cosa, non sono sicuro al 100% che con 15 si possa attivare la stregoneria. In teoria sì. Quanti punti azione ho? 262. No, scusate, 95. Salvatevi bene queste statistiche. Guardatevele bene, perché voglio un attimo vedere una cosa. Sì, non accettiamo. No. Ovviamente, sì, vabbè, ok. Rennala, non rompere gli zebedei. Andiamo un attimo sulla stregoneria. Quanto costa in punti azione? Punti azione 15. Allora io pensavo che ne costasse una vagonata. Allora bastano e avanzano 15 in volontà. Allora le statistiche che avete visto sono perfette. Avete 70 in arcane, non 80. Però chi se ne frega? Cioè, perdere 10 punti in una statistica piuttosto che utilizzare l'incantesimo della frenesia e avere l'attivazione del doppio potenziamento, da quel punto di vista non ha prezzo a livello di gioco, non ha paragone, non potete toglierlo, è troppo forte. E tecnicamente parlando
è un più 20% solo per questo amuleto totale a tutti i vostri danni. Quindi è veramente tanta roba. Cosa molto utile. In realtà mi piacerebbe farvi vedere un po' del potenziale della build, magari contro un boss anche della trama principale. Adesso vediamo. Non mi dispiacerebbe come cosa. Anche solo lanciare una singola magia per farvi capire quanto è forte. Adesso valuto se mi è rimasto qualche boss, perché purtroppo ricordo che io li ho trucidati tante volte, quindi non so se mi è rimasto effettivamente qualcuno. Ci troviamo davanti al duo dei Sacri Derma, a Gianni e Pinotto, che in questa run non li avevo ancora fatti perché non sono arrivato ancora in endgame in maniera completa. Spero di non avvelenarlo. No, ok. Quando farò questa. Ok. Balsamo. Ah, se seguite le statistiche che ho messo prima, quelle da livello 150, scordatevi di ottenere la possibilità di utilizzare lo stendardo. Purtroppo quello lo potete avere solo esclusivamente se siete a livello più alto. Non ci può fare nemmeno. Vorrei far notare che l'ho cancellato. Ok, morto anche l'altro. Aspetta che mi è scaduto il veleno. Rifacciamo altri potenziamenti. Muori. Ah, è apparso l'altro, non l'avevo visto. No! Vabbè, è morto. Muori. Non era morto subito. Comunque, avete visto quando l'ho colpito all'inizio, l'ho one-shottato. Tanta roba. Ottimo. Spero che possiate aver capito quanto questa build sia forte. Più che contro questi, per la clip iniziale contro Mesmer, perché diciamo che l'ho veramente aperto in una maniera assurda. E comunque considerate sempre che io sono in NG più 6, quindi se siete più in basso o siete comunque a questo livello, ma voi avete fatto di più, quindi avete un personaggio con statistiche ben più alte delle mie, potreste comunque togliere gli stessi danni che ho io, ma magari essere anche più tank in maniera da avere meno problemi con i danni. Quindi essere più liberi di scegliere quello che potete portare e un po' come gestirla, perché io in questo momento sono proprio full danno. Voi potreste anche decidere di avere un po' meno danno e essere un po' più tankosi. Comunque, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che questa build vi sia piaciuta e che la proverete e mi direte quanto effettivamente è forte o se non riuscite a utilizzarla, perché comunque non è semplice da usare. Quindi, come sempre, che la forza sia con voi, ci vediamo a un prossimo video!